Buon pomeriggio a tutti, sono Lorenza Giovanelli, lavoro per l'Istituto Cristo e sono la curatrice della mostra Cristo e Jean-Claude che ha recentemente aperto negli spazi di Fondazione Pro Buenos Aires. Prima di cominciare la nostra presentazione, ci terrei moltissimo a ringraziare Fondazione Pro per avermi invitato oggi a parlare con voi, ma soprattutto per aver portato questa mostra originariamente organizzata in collaborazione con il Museo Maca della Fondazione Acciugarri in Uruguay. A Buenos Aires, per aver riportato così Cristo e Jean-Claude in Argentina dopo una lunghissima assenza, visto che l'ultima mostra personale di Cristo risale al 1995, quando Galleria Clem, ospitò una mostra nei suoi spazi appunto di Buenos Aires. È stato per me un piacere immenso collaborare con il team meraviglioso di Fondazione Proa. Non so a nominarli tutti, altrimenti non iniziamo più la nostra presentazione, ma vorrei ringraziare ognuno di loro perché penso veramente che sia stato come lavorare con una grande famiglia e questa la positività di questa collaborazione credo che si rifletta negli spazi poi del museo e mi auguro che tutti abbiate la possibilità di visitare questa mostra o di partecipare alle meravigliose iniziative che Fondazione Pro sta organizzando prima della chiusura a fine luglio. Bando alle chiacchiere, direi che ho già speso troppe parole come per la mia introduzione. Io direi di partire con la nostra chiacchierata. Non vorrei diventasse un monologo, anche se ho la tendenza a parlare molto. Spero di riuscire a parlare meno del solito e a mostrarvi quante più immagini possibile, in modo tale da stimolare le vostre domande e la vostra curiosità. Vorrei che ci fosse uno scambio alla fine di questa chiacchierata e che fosse più uno scambio di idee, una condivisione di pensieri e quindi mi auguro di ricevere il più domande possibile, perché non esistono domande giuste o sbagliate, qualsiasi domanda è importante, perciò ci terrei veramente a chiarire questo concetto. Ho pensato di farvi vedere una serie di slide, quindi condividerò il mio schermo a brevissimo, in modo tale che possiamo aiutarci con le immagini per seguire quello che è la nostra passeggiata visiva, diciamo così, alla scoperta un po' di quello che sono i primi anni della carriera di Cristo e quelli che hanno preceduto la realizzazione dei grandi progetti realizzati a partire dai primi anni 60 e soprattutto dalla fine degli anni 60, dopo il trasferimento a New York, in collaborazione con Jean-Claude, moglie, compagno di vita, compagno di viaggio, compagno di tutto. Eccoci qui, vediamo. Perfetto. Allora, con tessuti e corde completamente ordinari, anzi più che ordinari, Cristo ha impacchettato un significativo e imponentissimo gruppo di opere, scrivendo così alcune delle pagine fondamentali della storia dell'arte del XX secolo, come tutti noi sappiamo. Da piccole lattine per la pittura in piedi edifici monumentali e storici si riconosce però un filo rosso costante che si dipana attraverso i continenti, a partire da quella piccola stanza per la servitù che fu la sua prima casa e studio quando arrivò a Parigi nell'inverno del 1958, fuggito dalla sua Bulgaria 2 anni prima, oppresso dal soffocante regime comunista che tarpava le ali di una libertà espressiva che Cristo non poteva più contenere. Un costante appetito di conoscenza, come per recuperare tutti quegli anni in cui il regime e la sua terribile censura gli avevano negato l'accesso alla storia dell'arte a lui contemporanea, caratterizzano quelli che sono gli anni della gioventù di Cristo, che come vedremo saranno estremamente prolifici, così come tutta la sua vita in realtà, ma che saranno fondamentali per lui per sviluppare quello che è e sarà uno stile estremamente unico che avrà molti tratti in comune con quelli delle generazioni di artisti suoi coetanei,
ma che allo stesso tempo si distinguerà per un'originalità e un andare estremamente controcorrente, al non voler essere in qualche modo incasellato ed etichettato, che lo contraddistinguerà poi per tutta la sua carriera e soprattutto nella seconda parte della sua carriera, quando insieme a Jean-Claude incomincerà a creare i grandi progetti di arte pubblica monumentale. Che fino all'avvento di Christo e Jean-Claude e dei loro primi progetti, dei loro primi interventi a livello, diciamo così, ambientale e urbano, non si erano mai visti. Quindi, in questo senso, Christo e poi Christo e Jean-Claude insieme sono stati veramente dei pionieri nella storia dell'arte contemporanea. E vi avverto che PowerPoint non è il mio forte, quindi se ogni tanto dei problemi tecnici, fateci una risata e portate tanta pazienza. Chris e Jean-Claude, vedremo poi una breve introduzione su Jean-Claude. Chris e Jean-Claude nascono comunque lo stesso giorno, il 13 giugno del 1935, agli antipodi del mondo, diciamo così. Cristo nasce a Gabrovo da una famiglia di industriali, il padre è un ingegnere e si occupa del settore tessile, mentre invece la mamma è un ex segretario dell'Accademia di Belle Arti di Sofia, molto molto inserita in quello che è l'ambiente artistico e culturale di Sofia. E quindi la casa di Cristo e dei suoi due fratelli, Stefano e Anani, sarà sempre piena e popolata e ravvivata da tutta una serie di personalità che in qualche modo influenzano certamente. I primi anni, proprio i primissimi anni di formazione di Cristo. Negli anni 40, incoraggiato appunto da sua madre, Cristo incomincia a prendere lezioni di disegno, proprio perché Cristo era un bambino estremamente taciturno, tutta la vita dirà di essere un very poor speaker, di non essere tagliato per i discorsi, proprio perché non, anche da bambino non amava molto discorrere, non amava chiacchierare. Era sempre molto taciturno, però amava esprimersi disegnando. Cristo disegnava continuamente, riempiva taccuini su taccuini di disegni. E notata questa attitudine così forte e spiccata, la madre di Cristo decide di fargli prendere lezioni da degli artisti amici locali. È impressionante, vedremo poi la qualità dei disegni realizzati già negli anni 40, un talento per il disegno che chiaramente si noterà poi nel corso di tutta la sua vita e che gli permetterà quindi di visualizzare in maniera così chiara e cristallina. Queste idee, così all'inizio considerate rivoluzionarie e quasi impossibili, che sono stati appunto i suoi progetti. Lo scopo e il desiderio, in realtà, il desiderio più forte che ha Cristo in gioventù è appunto quello di diventare un artista. Cristo ha come sogno nel cassetto quello di fare arte, quello di vivere d'arte e quello di poter esprimere la propria creatività artistica in maniera libera. Crede chiaramente in un'ingenuità giovanile che l'accesso all'Accademia di Belle Arti di Sofia possa permettergli di raggiungere questo scopo e di coronare finalmente il suo sogno. Quindi nel 1953 Cristo entra all'Accademia di Belle Arti di Sofia e dopo anni chiaramente di lezioni e poi di pratica personale, Cristo vediamo che continuerà sempre a fare ritratti, a ritagliare piccole marionette, a fare qualsiasi cosa gli permette, insomma, di muovere le mani, di disegnare. Cristo quindi si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Sofia e cerca in qualche modo di utilizzare tutte le risorse a sua disposizione per raggiungere quella che lui pensava sarebbe stata un'esperienza che gli avrebbe cambiato la vita. Tuttavia, non è così, nel senso che tutte queste aspettative in qualche modo decadono immediatamente dopo i primi anni,
proprio perché l'Accademia era comunque soggetta a quello che erano i dettami di un regime comunista e di un regime fondamentalmente basato sul realismo socialista, che quindi aveva delle regole di rappresentazione estremamente fisse e che non lasciavano alcun spazio all'interpretazione personale e alla libertà creativa dell'artista o dello studente d'arte stesso. L'Accademia quindi si rivela totalmente di totale mancanza di ispirazione. E si rivela essere un ambiente in cui l'immaginazione è completamente bandita e dove qualsiasi cosa che proveniva dall'esterno, quindi tutto ciò che stava in qualche modo fiorendo ed esplodendo a livello artistico al di fuori dei confini dell'est Europa, era automaticamente considerato un tabù e quindi la Bulgaria era sostanzialmente impermeabile a qualsiasi tipo di cambiamento a livello espressivo e culturale. Questo rende Cristo estremamente affamato di conoscenza e la scoperta dei libri illustrati di Skira, completamente non autorizzati in Bulgaria, si rivelerà fondamentale per gli anni di formazione di Cristo, perché accedere finalmente a questo tipo di arte gli fa capire quanto il mondo fuori avesse da offrire e scatena in lui la decisione che gli cambierà la vita sostanzialmente, ovvero quella di lasciare per sempre la Bulgaria. Stanco di tutto quello che lui definiva un'attitudine verso l'arte poco sincera, nel 1956 Cristo lascia Sofia pieno di aspettative e senza alcun regret, senza alcun rimorso. Scusate, ogni tanto passo dall'inglese all'italiano con troppa facilità. La rinascita di Cristo incomincia a Praga, quando Cristo riesce ad avere. Qui torniamo su Jean-Claude dopo. Cristo riesce ad avere un permesso di ottenere per andare a visitare dei parenti in Cecoslovacchia e a Praga Cristo finalmente si sente libero di disegnare. Scrive spesso delle lettere a suo fratello Anani e alla sua famiglia, ma più che agli altri ad Anani. Si sente rinato, Cristo dice: sono rinato e nelle ultime 2 settimane da quando sono partito sono stato insolitamente felice. Vado e cerco di fare il più cose possibile, di andare incontro a più situazioni possibile in modo da poterle disegnare. Dice che non si è mai sentito così libero di parlare, non si è mai sentito così libero di scoprire. Lui stesso scrive: l'arte è scoperta, innovazione ed è una profonda missione al fine di trovare l'espressione più nuova e contemporanea. L'arte è più di qualsiasi cosa bellezza. L'arte crea ciò che nessuno ha mai visto prima. Essere uno scopritore, being a discoverer, richiede molto più che leggere libri. Uno deve sentire il battito del tempo. Questo dà l'idea di quanto Cristo avesse già una visione molto precisa di come tutto ciò che lui andasse ad approcciare lo avesse approcciato con occhi nuovi. E questo lo si vedrà sicuramente nei primissimi anni in cui in questo momento incomincia a lasciare la Bulgaria e cerca di arrivare a Parigi e poi riuscirà ad arrivare a Parigi. Ma soprattutto per questa sperimentazione che vedremo essere vorace, veramente quasi i limiti dell'ossessione, e soprattutto poi si rifletterà nel modus operandi in cui con cui lui realizza insieme a Jean-Claude i progetti, ovvero nessun progetto è simile a se stesso, nessun progetto ricorda un altro, se non per un filo conduttore,
chiaramente sappiamo tutti essere nella maggior parte, nel 90% dei casi, quello del tessuto, ma proprio perché vuole che ogni esperienza artistica e ogni atto di creazione sia unico ed irripetibile. E per questo si sente continuamente stimolato a creare qualcosa di nuovo. E questa attitudine, quindi, vediamo come lo accompagni fin dalla gioventù, dai primissimi, dai suoi anni 20, insomma. E poi non si spegnerà mai per il resto della sua vita. Noi siamo a Praga nel 1956 e la rivoluzione ungherese esplode e Praga purtroppo non è più un luogo sicuro. Dopo un lunghissimo e travagliato viaggio che lo porterà Cristo a Vienna, una fuga all'interno di un vagone merci, rischiando la sua stessa vita. Nel gennaio del 57 Cristo arriva a Vienna e dove per pura fortuna riesce a trovare ospitalità. In realtà sfidando la sorte più che altro, è una combinazione di sorte e fortuna, Cristo direbbe, di circostanze fortunate. Riesce a trovare, diciamo così, asilo e accoglienza presso la famiglia di un amico del padre, che si ricorda del padre e che fortunatamente non aveva cambiato indirizzo dall'ultima volta che il padre Vladimir era stato in contatto con loro. Questa famiglia risparmia a Cristo l'esperienza di finire in un campo di rifugiati, dove poi chiaramente sarebbe stato mandato chissà dove, ma certamente non a Parigi, dove lui voleva arrivare, perché Parigi era il centro del mondo in quel momento, Parigi era il luogo dove gli artisti, tutti gli artisti volevano arrivare. Parigi era ciò che New York sarà poi nella seconda metà degli anni 60 per l'arte contemporanea. Appunto, e per evitare di finire in un campo di rifugiati, Cristo viene aiutato da questa famiglia di amici, del padre a iscriversi all'Accademia di Belle Arti di Vienna. All'Accademia di Belle Arti di Vienna, Cristo studia tantissimo. Chiaramente non smette mai di disegnare, lui esplora veramente la città, così come aveva fatto a Praga, la esplora con gli occhi, la esplora attraverso il suo taccuino. E una delle esperienze che ricorda in maniera felice dell'Accademia di Vienna sono certamente le classi di scultura di Fritz Wotruba. Arriviamo, intanto vi faccio vedere, faccio fare una pausa dalla mia voce, vi faccio riposare le mie orecchie e vi faccio vedere una serie di disegni realizzati da Cristo nei primissimi anni 40, prima di lasciare la Bulgaria. Questo è un autoritratto, il ritratto di suo fratello Anani, che poi diventerà un famoso attore di teatro, un nudo maschile realizzato in accademia e qui siamo a Praga. Come già i soggetti cambiano e anche lo stile si fa più espressivo, molto più intuitivo. Abbiamo ancora Praga, siamo sempre nel 56, qui siamo nel febbraio del 56. E qui arriviamo a Vienna con le classi di Fritz Wotruba. Queste sono sculture di Fritz Wotruba che distingue per una scultura, un'arte plastica da una fortissima valenza architettonica. Ecco, l'interesse per l'architettura, peraltro, sarà un altro dei temi conduttori della carriera di Cristo. Cristo, nei suoi primi anni di formazione accademica a Sofia, non finisce l'accademia, lo ricordo, frequenta soltanto i primi anni, quindi salta l'ultimo anno che sarebbe stato per lui l'anno di specializzazione, e quindi viene formato in maniera canonica, come si usava a fare, si usa tuttora a fare nelle accademie d'arte, in scultura, pittura e architettura. Tant'è vero che spesso ripeterà che, non avendo mai finito l'accademia, ha passato tutta la vita a non definirsi, ovvero a non sapere esattamente che cosa fosse, se un artista, in senso di scultore, pittore, oppure architetto, perché il suo approccio
le sue tecniche, come dire, mettevano insieme tutte queste tre discipline, un po' come usavano fare poi in realtà i grandi artisti del Rinascimento o del barocco, che erano formati in tutte le discipline e passavano in maniera fluida da una all'altra, perché c'era un commissionarsi di arti e di saperi che non prevedeva la specializzazione pura, ecco, come invece accade oggi. Fritz Wotruba abbandona progressivamente nella sua pratica scultorea ogni componente figurativa a favore di un'astrazione pura realizzata mediante l'utilizzo di forme geometriche di base. Ecco, io gradirei che teneste a mente questi particolari quando poi andremo a vedere i primi impacchettamenti, ma soprattutto quando poi Cristo insieme a Jean-Claude interverrà su delle architetture, su dei monumenti che sono caratterizzati da una fitta decorazione. Questo ci tornerà utile quando andremo brevemente, perché oggi non vorrei parlare tanto dei progetti, ma più di altre cose. Ci ricorderemo chiaramente di questo dettaglio delle sculture di Wotruba. Da Vienna, Cristo arriva a Ginevra. Allora, c'è da dire che Cristo, per mantenersi durante tutti questi anni, in seguito alla sua fuga in Bulgaria, ricordo che Cristo, peraltro, non tornerà mai più in Bulgaria, mai, neanche una volta in tutta la sua vita, si guadagna da vivere facendo i lavori più umili, dal lavapiatti allo scaricatore di casse del mercato della frutta, a lavare auto, qualsiasi cosa gli venga in mente, ma soprattutto sfrutta il suo talento per il disegno e memore di come in realtà la sua mamma, Zveta, supportava i suoi amici artisti locali durante gli anni della guerra a Gabrovo, in Bulgaria. Cristo si guadagna da vivere realizzando ritratti di membri dell'alta società e firmandoli col suo nome di famiglia, Yavachev. Questa attività gli permette di costruire una rete di relazioni che gli saranno estremamente utili, anzi fondamentali, per raggiungere la sua meta ultima, ovvero Parigi. E nell'ottobre del 57 arriva a Ginevra e successivamente, finalmente direi, il 1° di marzo del 1958 riesce ad ottenere un visto per la Francia e raggiunge Parigi, dove è letteralmente risucchiato nell'aura artistica di questa città brulicante di artisti, brulicante di idee, brulicante di tutta una serie di movimenti artistici differenti che tuttavia convivevano e all'interno dei quali si incominciavano già a sviluppare chiaramente delle predominanze. I 7 anni che Cristo passa, trascorre a Parigi dal 58 al 64, giocano chiaramente un ruolo seminale in quello che è la sua carriera artistica. È un periodo breve, ma estremamente intenso. Innanzitutto c'è da dire che chiaramente a Parigi nel 58 che la sua vita personale cambia in maniera significativa, anzi estremamente positiva, direi, perché conosce Jean-Claude. E soprattutto perché finalmente riesce a respirare quell'aria di avanguardia e riesce a finalmente respirare quella libertà che gli era stata portata via dal regime comunista in Bulgaria. Quindi niente più precetti e tabù imposti e assolutamente Cristo assorbe tutto ciò che era tutto ciò che l'avanguardia internazionale francese aveva da proporgli. Quindi sviluppa amicizie e rapporti personali che non solo gli consentiranno chiaramente di sviluppare la sua arte in maniera indipendente,
ma allo stesso tempo poi gli permetteranno di compiere anche il grande passo, ovvero quello di lasciare l'Europa e di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti nel 1964. Ora, prima di continuare con Cristo, diciamo che facciamo un piccolo salto indietro e andiamo a farci una piccola panoramica su quello che invece sono i primissimi anni di infanzia di Jean-Claude, anche se, anche se dobbiamo fare un po' di avanti e indietro, poco ci cambia, ci tiene il cervello attivo. Allora, dicevamo che Jean-Claude nasce lo stesso giorno di Cristo, lo stesso anno. Jean-Claude nasce però in un paese completamente diverso, nasce a Casablanca, in Marocco, da una famiglia di militari francesi. La madre, Presilda, risposa a un certo punto della sua vita con il famosissimo generale Jacques de Libon, che era uno dei più importanti membri dell'esercito francese e che era stato alla fine degli anni 50 nominato direttore della prestigiosa École Polytechnique di Parigi. Questo, la nomina di Jacques de Bierbon come direttore dell'École Polytechnique, fa sì che Priscilla voglia che Jean-Claude si trasferisca definitivamente a Parigi. Infatti Jean-Claude nei primi anni 50 viene educata tra il Marocco, la Francia, la Svizzera, la Tunisia, e poi si laurea, Jean-Claude si laurea, quindi lei termina il suo ciclo di studio a differenza di Cristo e successivamente quindi poi si trasferisce a Parigi dove fa una vita decisamente diversa da quella di Cristo che nei primi anni è decisamente una vita di espedienti e di fatiche, di lotta insomma per la sopravvivenza. Mentre invece Jean-Claude ha una vita comunque agiata dal punto di vista materiale, anche se poi sappiamo che dal punto di vista personale anche lei dovrà andare incontro a molte difficoltà legate comunque a un rapporto conflittuale con la madre, un rapporto comunque in cui chiaramente essendo adottata da Jacques Gibbon, insomma, dinamiche difficili che però ne forgiano il carattere e ne fanno un po' anche uno spirito libero, nel senso che forse anche questo poi che fa sì che Cristo e Jean-Claude si innamorino l'uno dell'altro così perdutamente, condividano così tanto, proprio perché entrambi avevano questa indole da spirito libero. Jean-Claude si sente costretta all'interno di questi dello stereotipo della ragazza di buona società, si diverte, va a feste, partecipa alla vita mondana, tuttavia si annoia e quindi a un certo punto vuole smettere di essere la figlia del generale e incomincia a lavorare come hostess su Air France, esperienza anche qui breve, che tuttavia sia lei che Cristo ricorderanno sempre con il sorriso. Nel 1958 Cristo e Jean-Claude si conoscono, scusate, qui faccio un altro salto in avanti, tanto ormai voi avete capito che così il mio cervello funziona, quindi vi state adattando perfettamente. Qui torniamo a Cristo. Si conoscono appunto nel 58 e poi da lì incominceranno il loro percorso insieme. Chiudiamo la parentesi per il momento su Jean-Claude e torniamo al nostro percorso e al nostro focus su Cristo e sui primi anni e sulla sua prima produzione artistica. Ora abbiamo detto che per sopravvivere realizza ritratti, sia già quando si trova a Ginevra e a Vienna. E sono appunto gli anni che precedono anche il suo trasferimento a Parigi, in cui
Lui assapora in qualche modo questa libertà di non dover spiegare se stesso i suoi gesti, no? Assapora quindi la bellezza di essere un artista a tutti gli effetti. E la forma appunto più pura di libertà sta proprio nel creare quello che più si sentiva. Ovvero senza per forza dover sposare in qualche modo un filone, dover sposare in qualche modo un movimento. Quindi i primi anni vedremo che sono estremamente, che sono veramente all'insegna della sperimentazione più pura e totale, nel senso che il Cristo stesso diceva: l'importante per me era lavorare, 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 disegnare, disegnare e non smettere mai di scoprire. Forse questo deriva, quasi sicuramente deriva dal fatto che essendo stato così a lungo digiuno di arte che non fosse quella chiaramente approvata dal regime, o avendo comunque potuto assaggiare, diciamo così, soltanto quelle che erano le avanguardie russe, grazie ai libri e alla conoscenza di sua madre Sveta, e non essendo stato iniziato, diciamo così, all'arte moderna, occidentale, perdonatemi l'espressione, ma giusto per farci capire a cosa non aveva avuto accesso, e a tutta quell'arte occidentale che si era sviluppata dopo Édouard Manet, quindi la storia dell'arte bulgara si fermava a Manet. Cristo ha modo di sviluppare il suo talento attraverso una sperimentazione, innanzitutto attraverso l'apprendimento dei modi di disegnare e dipingere tradizionali. E questo abbiamo già visto che sarà fondamentale per poi permettere di staccarsi parzialmente, perché poi non si staccherà mai completamente, perché vediamo chiaramente che anche i preparatori dei progetti hanno una fortissima impostazione, a partire semplicemente dalla griglia prospettica, una fortissima impostazione tradizionale accademica, ma allo stesso tempo questa sua naturalezza nel destreggiare quelle che sono le tecniche tradizionali accademiche gli permettono di in qualche modo andare oltre, di superarle con una facilità estremamente naturale e con una grande nonchalance, per cui di essere molto fluido e di essere estremamente ricettivo ad ogni minimo stimolo esterno. E il fatto di non essere mai stato influenzato di maniera diretta e prima dei suoi 21-22 anni dall'arte nuova, contemporanea, dall'arte d'avanguardia, fanno sì che sviluppi in maniera più indipendente e fresca quello che poi sarà il suo stile, uno stile inconfondibile che diventerà assolutamente iconico. Quindi, già a Vienna e Ginevra, Cristo sperimenta, come abbiamo visto, vediamo a Vienna tutti questi stili diversi, dove abbiamo dipinti ispirati all'espressionismo astratto, dipinti ispirati al cubismo, dipinti ispirati all'astrattismo. Questo perché? Perché Cristo, quando lascia la Bulgaria, ha questa attitudine della scoperta. Lui vuole vedere il più mostre possibile, lui vuole partecipare a più opening possibile, vuole vedere tutti i musei che non aveva mai visto e vuole vedere sempre di più, educare il suo occhio a tutto ciò e recuperare tutto il tempo che aveva perso, insomma, che lui pensava di aver perso, ecco, diciamo così. A Ginevra incomincia, peraltro,
intanto faccio pure delle immagini. Incomincia peraltro già a realizzare delle opere che poi si riveleranno fondamentali per quello che sono poi i primi impacchettamenti, penso a quelli che diventeranno poi il suo interesse primario. A Ginevra, infatti, incomincia a sviluppare quelle che lui chiamerà le surface d'impacchettage. Le surface d'impacchettage sono una serie di collage, ecco qui ne vediamo una, realizzati con la carta pallottolata e poi dipinta con vari strati di lacca e poi ricoperta di sabbia e poi infine lavata in modo tale che prendesse un aspetto logoro, quasi consumato, e Cristo amava definire l'aspetto miserabile. Che appunto saranno importantissime per quello sviluppo, lo sviluppo del concetto di texture, che diventerà in qualche modo principe di tutta quella prima fase creativa che caratterizzerà gli anni parigini. Allora, questi anni tra il 58 e il 59, abbiamo detto, sono anni in cui Cristo è sottoposto a tutta una serie di stimoli artistici considerevoli. Lui stesso dichiara di essere stato fortemente influenzato dai paesaggi di Dubuffet degli anni 40 e 50, e che aveva visto probabilmente per la prima volta alla galleria di Daniel Cordier oppure alla galleria di René Drouin in Rue Visconti, dopo il suo trasferimento a Parigi, o già addirittura a Ginevra. Queste opere di Dubuffet, i paesaggi, sono delle opere che hanno una qualità, che pur essendo bidimensionali, hanno una qualità scultorea e tattile estremamente marcata, così come le surface d'impacchettage hanno una qualità chiaramente bidimensionale, ma hanno allo stesso tempo una qualità tattile estremamente spiccata. Da Dubuffet, Cristo dice appunto di aver in qualche modo assorbito il concetto di andare oltre il dipinto per creare dei rilievi che avessero il carattere, la presenza fisica e spaziale di un oggetto tridimensionale. Cristo è molto attratto da quella che è la realtà, lui vuole incorporare la realtà nella sua arte ed è proprio per questo che poi a un certo punto dal lavoro soltanto sulla superficie, basterà proprio l'appropriazione del dato reale. E appunto è stato anche questo, scusate la divagazione, ma uno dei problemi principali nel suo rapporto con il realismo socialista. Il fatto che la sua arte voleva esprimere la realtà e voleva essere il più fedele possibile al mondo reale, quindi non dover riflettere dei canoni imposti, perché la realtà non è fatta di regole fisse, ma è fatta di imprevedibilità, è fatta di cambiamento, è fatta di mutevolezza. E questo si riflette moltissimo appunto nella sua ricerca artistica. Insieme a Dubuffet, Cristo cita spesso anche le opere di Fautrier, appunto per la loro valenza scultorea, pur essendo bidimensionale, e cita spesso chiaramente l'espressionismo astratto. Ricordo di aver visto diverse mostre di espressionismo astratto, soprattutto nel 1959, l'espressionismo astratto americano. Infatti, come vedete qui alle spalle, Cristo nella sua Chambre de Bonne, appena arrivato a Parigi, si diletta e si cimenta con opere di chiaro sapore, diciamo così, pollocchiano. Qui ancora sempre all'opera, questa è un'altra
un altro pannello ispirato al realismo astratto. E qui ne vedete uno dove chiaramente dall'immagine si percepisce poco, ma la caratteristica principale di questo grandissimo dipinto, che è di dimensioni veramente grandi, è appunto il lavoro sulla superficie costruito per strati e per una sovrapposizione quasi violenta di strati e di materiale che vanno a colare gli uni sull'altro, che hanno appunto questo effetto lavico, in cui si è letteralmente risucchiati in questo movimento discendente della pittura, che appunto testimoniano un interesse primario da parte di Cristo in questi primi anni, esperienza parigina, nei confronti della texture. Quindi non è tanto la creazione di un oggetto artistico di per sé, ma è tanto il lavoro sulla superficie, sulla pelle dell'oggetto, in questo caso del pannello dipinto. Altre ispirazioni che Cristo cita in questi anni e che comunque avevano in qualche modo aperto un po' i suoi orizzonti e che merita insomma una piccola menzione, anche la sua visita nel 1958 all'Esposizione Universale di Bruxelles. Di questa esposizione universale, Cristo ricorda in particolar modo il padiglione del Belgio. Nel padiglione del Belgio lui dice di aver visto la mostra di arte primitiva più incredibile di tutta la sua vita. Ma probabilmente perché non si trattava di fatto di arte primitiva, così veniva definita l'arte dei paesi africani, ma si trattava di arte primitiva interpretata dagli artisti belga, ovvero il Congo, che all'epoca era una colonia del Belgio. L'arte congolese non era ritenuta abbastanza dignitosa ed elevata per essere esposta alla Fiera Universale, all'Expo Universale, ma così gli artisti belga vennero invitati a riprodurre in qualche modo l'arte congolese in modo che potesse essere esposta all'interno del contesto dell'Expo. E sempre nel 1958 Cristo vede anche un'altra mostra che si rivelerà particolarmente significativa per i suoi anni di formazione, ovvero 50 anni di arte moderna. Tutti questi stimoli esterni quindi si traducono poi in un'attività veramente febbrile, per cui i piccoli studi, la piccola chambre de bonne che è andato ad occupare, a cui è andato ad abitare e a lavorare dopo il suo trasferimento a Parigi, incomincia a diventare così affollata da necessitargli di doversi trasferire altrove e diciamo così, accettando di buon grado l'offerta che gli viene fatta dalla famiglia di Jean-Claude di occupare il seminterrato dell'École Polytechnique, dove appunto ricordiamo il padre adottivo di Jean-Claude era direttore. Non tanto perché fosse il genero ben accolto, ma perché all'inizio la relazione tra Cristo e Jean-Claude sappiamo tutti essere stata clandestina, perché Jean-Claude in realtà doveva sposarsi già con qualcun altro del suo stesso rango sociale, matrimonio che poi chiaramente non andrà bene e che sfocerà poi in una serie di screzi e di disaccordi con la famiglia nel momento in cui lei sceglierà Cristo marito che la famiglia aveva scelto per lei, ma in realtà Cristo viene comunque accolto dalla famiglia di Jean-Claude in maniera molto positiva, tant'è vero che verrà considerato come una sorta di figlio adottivo. La madre di Jean-Claude ama molto Cristo e quindi gli viene data appunto la possibilità di utilizzare questo spazio come studio supplementare. La fine degli anni 50 si
distingue anche per un'altra serie successiva ai dipinti astratti, o comunque creata in parallelo, perché si vedono e si notano delle caratteristiche molto simili, ma allo stesso tempo si percepisce, si intuisce abbastanza chiaramente un'evoluzione del linguaggio, ma anche dell'approccio pittorico e scultoreo, una serie che viene intitolata da Cristo Crateri. I crateri hanno un'ispirazione, diciamo così, lunare, se vogliamo così definirli, e in qualche modo richiamano, ma forse per una serie appunto di circostanze per cui Parigi e anche la Germania stessa, dove Cristo trascorrerà molto tempo, quindi soprattutto negli anni 58-59 e i primi 60, ricordiamo che le sue prime mostre personali appunto avvengono in Germania, perché esporre a Parigi è per lui pressoché impossibile. Dove appunto entra comunque in contatto con tutta una serie di personalità e di artisti che in qualche modo stavano lavorando, alcuni a dei linguaggi comuni, altri dei linguaggi differenti, ma comunque si intravedono delle somiglianze, così come anche delle grandissime differenze, con un'arte che chiaramente andava a svilupparsi tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Appunto, i crateri si distinguono per questa presenza massiccia, quindi sono dei pannelli estremamente pesanti di grandissime dimensioni, che Cristo realizza attraverso una sovrapposizione, una stratificazione di materiali, molto simili in realtà a quelli delle prime surface in packetage, ma qui abbiamo veramente, cioè la carta viene sostituita da strati e strati di pittura, di sabbia che quasi si cementa, dando appunto questo effetto lavico e andando a creare dei pannelli scultori, perché di fatto questi non sono più né dei dipinti né dei pannelli bidimensionali, ma sono dei veri e propri bassorilievi. E una delle caratteristiche che poi diventerà una costante dei crateri, da qui anche il nome che Cristo gli dà, è appunto questa di volere in qualche modo andare oltre la superficie pittorica e di perforarla in modo tale che lo spettatore venga in qualche modo risucchiato all'interno di questi buchi e che vada oltre quella che è la superficie così incrostata, così ricca, così densa, coagulata del cratere stesso. E qui ancora ritornano quindi queste car le caratteristiche fondamentali che abbiamo elencato prima, ovvero questa tendenza a trattare la superficie in una maniera quasi ossessiva, dove si percepisce la fisicità dell'artista che proprio va a intervenire fisicamente sull'oggetto, cioè quasi lo si vede lavorare e sovrapporre tutta questa serie di materiali al di sopra del pannello. E questo è estremamente potente. E allo stesso tempo estremamente sconosciuta che Cristo realizza, che tuttavia sarà fondamentale apriporta verso tutta una serie di lavori che poi lui realizzerà successivamente e che saranno più in linea, diciamo così, a quella che poi sarà e diventerà la tendenza imperante in ambiente artistico parigino, che è quella del nuovo realismo. Un'altra esperienza fondamentale che Cristo cita sempre, parlando dei suoi anni parigini, dei suoi anni della sua gioventù, è la visita allo studio di Giacometti. Giacometti sappiamo avere uno studio, si vede, delle centinaia di fotografie a cui oggi abbiamo accesso, di avere a disposizione questo studio ampio che pullulava di personaggi, diciamo così, mummificati, ovvero le sue sculture in creta, in argilla, erano chiaramente durante la fase di lavorazione tenute. Chiunque abbia mai lavorato l'argilla nella propria vita sa che l'argilla si deve mantenere umida. E quindi qualsiasi tipo di scultura va bendata, va fasciata con degli stracci inumiditi in modo tale che si prevenga
danneggiamento poi della scultura stessa, che quindi si seccherebbe se non fosse fasciata e quindi mummificata. La visita allo Sfregio Giacometti, personaggio che Cristo ricorda essere molto particolare, un po' ombroso, quasi un po' scorbutico, colpisce molto Cristo, e appunto queste sculture coperte, mummificate, ispirano una serie di lavori che lui poi titolerà Piscinette, di cui oggi sopravvivono soltanto due esemplari. E le piscinette, in realtà piscinette significa cosa da nulla, non è niente, piscinette non significa nulla. È appunto un personaggio, non personaggio, è un oggetto, non oggetto. Che non ha delle caratteristiche ben definite, ma che Cristo in qualche modo connota grazie all'utilizzo di questo panneggio che viene solidificato attraverso la medesima lavorazione che lui aveva riservato alle surface d'empaquetage e poi parzialmente ai crateri. Quindi il tessuto viene imbevuto di lacca, pittura, sabbia e attraverso questa stratificazione di materiali che lo rende molto rigido e di conseguenza estremamente scultoreo, quindi creando questo chiaroscuro importante, e viene poi plasmato attraverso l'utilizzo di spaghi e corde che appunto ne creano e ne formano le pieghe. Questi primi lavori diventeranno poi chiaramente si evolveranno pur mantenendo comunque una natura e delle caratteristiche comuni, fino poi a prendere forma di oggetti impacchettati e poi successivamente di impacchettamenti più monumentali, come vedremo negli anni successivi agli anni 70. Quindi dalle piscinette e dall'ispirazione giacomettiana, Cristo incomincia a interessarsi, in qualche modo ad appropriarsi sempre di più, ad incorporare sempre di più la realtà all'interno della sua arte. Nel suo studio, mentre continua chiaramente a dipingere ritratti per mantenersi, perché all'inizio nessuno comprerà le sue opere, lui stesso dice: nessuno comprerà il mio lavoro, ma questo non mi è mai interessato, io ho sempre continuato a farlo, indipendentemente dal fatto che ci fosse un interesse commerciale o meno. E incomincia a realizzare quello che sono i primi oggetti impacchettati. E l'appropriazione all'inizio è un'appropriazione di oggetti impiegati banalmente per la pratica artistica, quindi si tratta di piccole lattine per la pittura, di bottiglie, di casse per il trasporto delle lattine stesse di pittura. E Cristo dà vita a tutta una serie di composizioni, realizzate sempre con la medesima tecnica, quindi questo panneggio molto rigido, realizzato attraverso una stratificazione di pittura, sabbia e quant'altro, che dà questo aspetto miserabile, ancora una volta utilizziamo questo termine, e tra l'altro aspetto miserabile che secondo Cristo poteva essere stato causa della poca fortuna di queste opere giovanili. E dà vita a quella che lui poi chiamerà inventario, ovvero una sorta di ambiente popolato appunto da tutti questi oggetti, piccoli oggetti impacchettati, file di lattine diversamente assemblate, insieme a bottiglie che contenevano pigmento colorato oppure bottiglie impacchettate, caratterizza appunto il suo studio, quindi lo spazio dove lui stesso crea, si trasforma in un'opera d'arte, diciamo così, quasi ambientale, perché di fatto lui crea un ambiente artistico all'interno del quale lui stesso crea.
Abbiamo detto che questi sono anche gli anni in cui a Parigi si afferma il nuovo realismo. Il nuovo realismo è chiaramente la corrente artistica teorizzata e poi sostenuta da Pierre Restany, che poi in realtà con il tempo diventerà un carissimo amico di Cristo, addirittura il suo testimone di nozze. Pierre Restany viene conosciuto da Cristo attraverso un'amica della madre, Anna Starizky, artista anche lei a Parigi, che visiterà lo studio di Cristo e gli dirà che il suo lavoro non gli piace per niente, ma gli consiglia di invitare Pierre Restany e di chiedere a lui un parere. Cristo lo fa e nonostante poi la maggior parte dei suoi amici più stretti, tra cui Armand, tra cui Klein, saranno appunto i membri del nuovo realismo, Cristo non verrà mai invitato a prendere parte al movimento, proprio perché il manifesto, non, la sua arte non rifletterà appieno quelli che sono i punti cardine del manifesto del nuovo realismo. E come ricorda spesso Pierre Restany a Cristo, il fatto di impacchettare l'oggetto rende il lavoro di Cristo poco nuovo realista, proprio perché non c'è una semplice appropriazione dell'oggetto, ma la scelta stessa di impacchettarlo e non in maniera casuale, ma di mettere comunque una cura alla ricerca di una composizione e un'armonia estetica che è creata dal panneggio, che è creata dalle pieghe, che è creata dai nodi, che è creata dalla sovrapposizione delle corde, implica uno sforzo decisionale, estetico, eccessivo per il nuovo realismo. Quindi c'è un'alterazione pesante dell'oggetto stesso, a detta di Restany, che impedisce a Cristo di essere considerato a tutti gli effetti un nuovo realista. Per questo Cristo si legherà soprattutto a quella che è invece un altro gruppo di artisti, che è il KWY, appunto un gruppo formato dai suoi primi due amici a Parigi, René Bertolo e Lourdes Castro, coppia anche loro, appunto un gruppo più affine proprio perché erano accomunati dall'essere fuggiti dai propri paesi per motivi politici e di conseguenza, avendo comunque lasciato una situazione oppressiva dove dei dettami limitavano la loro creatività, preferiscono ad identificarsi in un manifesto e questo garantisce libertà espressiva individuale e garantisce una eterogeneità all'interno del gruppo che permette a Cristo di sentirsi parte di qualcosa. Infatti esporrà tantissime volte con il gruppo dei KWY e gli permetterà di continuare a creare in maniera libera senza dover sentirsi per forza legato alla appartenenza ad un gruppo. Questi primi oggetti impacchettati non saranno considerati affini al nuovo realismo. E tra l'altro anche negli oggetti impacchettati stessi vedremo che Cristo chiaramente evolverà dal punto di vista stilistico ed estetico e passerà da questo lavoro sulla superficie che tenderà quindi a bloccare in qualche modo attraverso questa lavorazione così intensa sulla texture, a una tendenza più verso una libertà del tessuto, che quindi viene trattato come una seconda pelle, all'inizio estremamente aderente, che ricorda molto quello che è il panneggio bagnato tipico della scultura greca,
ad un pannello molto più morbido, più disteso, e quindi il tessuto viene lasciato libero e viene semplicemente scinto dalle corde o dallo spago. E tra l'altro lo stile poi di Cristo diventerà sempre più iconico, inconfondibile, soprattutto per la natura e l'aspetto stesso dei nodi, che diventeranno proprio il simbolo e la firma di tutti i suoi pacchetti. Questo è l'inventario, dove abbiamo anche la presenza dei barili, di cui parleremo a brevissimo, proprio perché sono un secondo elemento che contraddistingue l'inizio della produzione artistica di Cristo, e che a loro volta inizieranno ad essere dal principio impacchettati, e poi successivamente invece verranno anche loro liberati da questo involucro così rigido e statico, per essere appunto impiegati in purezza secondo le loro caratteristiche architettoniche insite. Qui abbiamo un'altra vista dello studio, dove abbiamo sempre lo stesso pacchetto di prima, tra l'altro una colonna di barili e poi tutta una serie di oggetti impacchettati. Cristo incomincia veramente ad appropriare, quasi in maniera ossessiva, appropriarsi quasi in maniera ossessiva di tutto ciò che gli capita per le mani. Tutti questi oggetti impacchettati, e poi tra l'altro dal tessuto così libero e più morbido, si passerà addirittura, soprattutto all'inizio degli anni 60 e verso la metà degli anni 60, alla plastica, questo materiale nuovo che permette appunto una rivelazione maggiore di quelle che sono le caratteristiche dell'oggetto. Tutti questi oggetti sono caratterizzati appunto da essere delle presenze ambivalenti. Impacchettarli in qualche modo, secondo Cristo, non altera assolutamente la loro natura, nel senso che la produzione di Cristo sin dagli albori, e poi questo si riflette comunque anche nei grandi progetti, è una produzione artistica estremamente letterale. Perché letterale? E si intuisce questa volontà di essere letterale dai titoli stessi che lui dà alle sue opere, che sono estremamente descrittivi e non aggiungono nulla a quello che è una mera descrizione funzionale dell'opera stessa, ovvero dell'oggetto stesso. Un tavolo impacchettato è un tavolo impacchettato e nulla vuole essere di più che un tavolo impacchettato. Ciò su cui Cristo gioca non è in realtà il significato altro che queste opere vanno ad assumere nel momento in cui lui se ne appropria e le va ad impacchettare. Lui semplicemente va a giocare su quello che è il rapporto tra la loro identità e la loro funzione, nel senso che tendenzialmente noi siamo abituati a guardare, nella maggior parte dei casi quantomeno, a guardare oggetti e architetture con una tendenza verso la funzionalità, ovvero mi spiego, tutto ciò che noi abbiamo intorno tendenzialmente ha una funzione. Che sia anche semplicemente una funzione estetica, ovvero quella di rallegrarci la giornata perché semplicemente un mazzo di fiori non ha nessuna funzione in particolare se non quella di renderci felici, di avere una gradevole fragranza e di rallegrare un ambiente, ma tuttavia hanno pur sempre una funzione. Ecco, impacchettare quei fiori non va a privarli della loro identità di essere fiori, cioè loro non smettono di essere dei fiori, semplicemente smettono di esercitare la propria funzione perché il profumo non è più percepibile perché vengono impacchettati. Le loro caratteristiche estetiche, quindi il colore, la forma, vanno a perdersi perché vengono in qualche modo assimilate al di sotto dell'involucro e diventano appena percepibili. E tuttavia, quindi in qualche modo entrano in una sorta di limbo per cui temporaneamente
E ripeto temporaneamente, perché nulla ci vieta di spacchettare quei fiori, è chiaro che poi andremo a distruggere un'opera d'arte, ma nulla ci vieta teoricamente di spacchettare quei fiori e di farli tornare al loro stato originario. Quindi li pone in una condizione di limbo e di stasi, per cui smettono temporaneamente di essere, non di essere, scusate, di fare, di esercitare ciò per cui erano stati originariamente collocati lì, o inventati, o creati, o che dir si voglia, e vanno ad esistere in uno stato transitorio, per cui sono tra lo stato precedente, in cui esercitavano la loro funzione, e un potenziale stato futuro, nel quale torneranno ad esercitare la loro funzione preposta. E questo è ciò che succede nel momento in cui l'oggetto viene impacchettato, oltre chiaramente a uno scatto, diciamo così, estetico, per cui impacchettando quell'oggetto se ne vanno, si vanno a, come dire, ad enfatizzarne delle caratteristiche che tendenzialmente noi non noteremmo, poiché sono meno legate alla loro funzione e di conseguenza passano chiaramente inosservate nel momento in cui non osserviamo questi oggetti che andiamo ad utilizzare, ma semplicemente ce ne serviamo. Ecco, impacchettarli quindi li rende dal punto di vista estetico e visivo più interessanti e fa scaturire tutta una serie di domande in relazione a quella che è la loro struttura organica o architettonica primaria, che altrimenti non ci porremmo se questi oggetti non ci fossero, non fossero celati alla nostra vista. E questo è ciò che succede del meccanismo che si instaura. Quindi la curiosità dello spettatore, che sappiamo essere stimolata soprattutto quando l'occhio non riesce a vedere tutto, viene quindi costantemente alimentata dal fatto che non si riesca innanzitutto ad accedere a quell'oggetto come siamo, come saremmo usi farlo o come desidereremmo farlo, ma non solo accedere dal punto di vista fisico e funzionale, ma dal punto di vista visivo. Ecco, è qui che quindi queste prime opere di Cristo, quindi i pacchi al contenuto misterioso e gli oggetti che a volte si riescono a codificare, ad identificare, a volte no, le lattine impacchettate oppure i barili stessi impacchettati per cui non si riconoscono più le caratteristiche, va ad inquadrarsi in una dimensione che che trova un equilibrio molto sottile tra quello che è un'arte molto letterale, che è tipica dei movimenti artistici degli anni 60, da cui abbiamo, per esempio, lo citiamo un'altra volta, scusate, oggi per la centesima volta, il nuovo realismo, e invece un'altra tendenza che caratteristica invece le correnti di cubismo e surrealismo che ancora persistono comunque in questi anni e che è il metamorfismo. Quindi l'arte di Cristo va in qualche modo ad incastonarsi in maniera del tutto unica come dire, indipendente, proprio a cavallo tra queste due tendenze e queste caratteristiche. E queste caratteristiche, il letteralismo e il metamorfismo, per cui questi oggetti vengono messi in una condizione di transitorietà che tra l'altro sarà poi anche tipica di quelle che sono le grandi, poi, le grandi progetti che saranno, ricordo, penso che ormai lo sappiate meglio di me, che sono e saranno sempre temporanee, quindi non saranno mai delle opere d'arte permanenti, e tra l'altro si caratterizzeranno per avere questa caratteristica comune, questo comune denominatore del tessuto. Il tessuto, oltre ad essere la prima fonte di datazione della storia dell'arte, noi riusciamo a decifrare lo stile di un artista e a
come dire, collocarlo cronologicamente, guardando anche solo semplicemente il panneggio, una cosa che ha sempre affascinato moltissimo Cristo, di come il tessuto parlasse della storia dell'arte senza bisogno di parlare. Il tessuto ha appunto questo carattere nomadico proprio perché è il materiale utilizzato, per esempio, da tutte quelle popolazioni nomadi che si spostano di continuo e non hanno fissa dimora. Quindi le tende, il tessuto che è così pratico perché si può piegare, facilmente trasportabile, protegge contro gli agenti atmosferici e allo stesso tempo permette uno scambio con l'ambiente esterno. È appunto la caratteristica fondamentale e primaria che accomuna gli early works con i grandi progetti ambientali realizzati in collaborazione con Jean-Claude. Quindi l'arte di Cristo non va a cambiare la natura degli oggetti, quindi questi primi oggetti non vengono alterati nella loro natura. Ma semplicemente si mantengono fedeli a se stessi, loro non smettono di essere tavole anche quando vengono impacchettati. La motocicletta non smette di essere motocicletta, semplicemente diventa una motocicletta inutilizzabile temporaneamente, perché quella motocicletta, così come avverrà per esempio con delle vetture che Cristo impacchetterà, tra cui un maggiolone per esempio, che impacchetterà all'inizio degli anni 60, che impacchetterà negli anni 60, viene impacchettato temporaneamente. Quindi sarà una scultura temporanea per un breve periodo e poi tornerà ad esercitare le sue normali funzioni come se nulla fosse accaduto. Ed è esattamente lo stesso meccanismo che si instaura di quando Cristo e Jean-Claude hanno realizzato i loro progetti, ovvero quella gentile, loro la definivano una gentile interferenza con un determinato ambiente che va a alterare temporaneamente le dinamiche di quel luogo e della percezione che si hanno di quel luogo, ma in una maniera del tutto pacifica, mai violenta e mai con intento prevaricatore. Quindi significa che quei luoghi, che poi noi sappiamo benissimo per tutta una serie di meccanismi psicologici, non saranno mai uguali a se stessi, appunto per il passaggio di Cristo, ma fisicamente, dal punto di vista fisico, si manterranno comunque intatti, nel senso che non verranno mai alterati dal passaggio di Cristo e Jean-Claude. E questo è una chiarissima derivazione di queste primissime opere impacchettate che appunto caratterizzano la prima produzione di Cristo dalla fine degli anni 50 alla prima metà degli anni 60. Sedie, tavoli, portapacchi, un passeggino, una carrozzina per bambini, veramente qualsiasi cosa, e il principio è sempre lo stesso. Questa è una bellissima vista della mostra che si è aperta 2 anni fa al Centro Pompidou, dedicata appunto agli anni tra il 58 e il 64, prima del trasferimento negli Stati Uniti, che mi auguro che qualcuno sia riuscito a vedere, non come me che non ho potuto viaggiare a causa del Covid e quindi non ho potuto vedere questa meravigliosa mostra, tributo appunto agli Early Works, e che quindi comprendeva tutte quelle opere che abbiamo visto fino adesso e soprattutto anche alcune delle pochissime strutture, sculture realizzate con i barili ancora esistenti. Pochissime perché innanzitutto alcune di esse vennero appunto concepite già inizialmente come opere temporanee, perciò realizzate, fotografate oppure esposte e poi smantellate e i barili reimpiegati per altre sculture. Oppure semplicemente sono state smantellate nel momento in cui Cristo lascia la Francia nel 64 e si trasferisce a New York. Le sculture di barili in qualche modo vanno anche a spiegare la seconda tendenza che si riconosce nei grandi progetti, ovvero i grandi progetti di Cristo e Jean-Claude si trovano un po' a cavallo tra l'installazione artistica e la pianificazione urbana e si basano su due
tendenze fondamentali. La prima è appunto quella che abbiamo in qualche modo introdotto adesso attraverso i pacchetti, gli oggetti impacchettati, che è appunto l'appropriazione di un qualcosa di esistente e una temporanea alterazione di quella cosa attraverso l'utilizzo del tessuto come involucro o come altro. E la seconda invece è l'inserimento all'interno del paesaggio, sia che sia esso naturale o urbano, di elementi modulari esterni e che quindi vanno poi a interagire con l'architettura stessa del paesaggio o del paesaggio naturale o architettonico, quindi siano alberi piuttosto che edifici, e appunto va a creare un dialogo con esso. E questa tendenza deriva appunto dall'utilizzo dei barili. Cristo incomincia a utilizzare i barili già in uno dei suoi piccoli studi parigini, tuttavia non potrà mai espandersi, diciamo così, nella realizzazione di sculture più monumentali proprio per una carenza di spazio. Le cose cambiano quando il suo amico Jan Vos, anche lui membro dei KWY, propone a Cristo di utilizzare uno studio a Gentilly, un sobborgo di Parigi, che casualmente, presso cui Jan aveva già lavorato, che casualmente si trovava proprio al limitare di un deposito di barili di olio usati. Quindi era perfetto per Cristo proprio perché poteva usufruire di tutti i barili che desiderava, di ogni forma, colore e fattura, e assemblarli in uno spazio più confacente. Il barile di per sé attrae Cristo proprio per, innanzitutto per la natura del materiale, perché era un materiale molto resistente, e, a detta sua indistruttibile, e soprattutto per la sua forma cilindrica, la forma cilindrica che lo rendeva estremamente versatile dal punto di vista compositivo, perché poteva essere impilato sia verticalmente che orizzontalmente. E tra l'altro impilare i barili orizzontalmente dava vita a tutta una serie di forme che peraltro erano tutte quelle primissime forme di architettura anonima che avevano caratterizzato gli albori delle primissime civiltà mesopotamiche, ovvero piramidi e mastabe, forme che peraltro ricorreranno successivamente in forma in una scala maggiore, in progetti successivi, alcuni realizzati, altri non ancora. Qui abbiamo Cristo nel contesto di Gentilly, queste sono alcune delle sculture temporanee che lui realizza con i barili. All'inizio appunto ricordo che i barili erano impacchettati anche loro alla stessa maniera delle prime lattine, sempre con questa superficie molto rigida e scultorea. E mentre invece poi vengono, e all'inizio venivano addirittura anche puliti e spesso riverniciati da Cristo, mentre invece poi decide di lasciarli più liberi possibile in modo tale da poter godere della loro struttura architettonica pura, priva da ogni tipo di intervento, diciamo così, esterno. Questa è una scultura che è tuttora esistente, tra l'altro, parte della collezione Marconi, struttura piramidale. Questa invece è un'altra scultura che vediamo diversa, quindi un accatastamento verticale che era parte della collezione Visser, adesso si trova al Kroll Müller Museum, tuttora esistente anche lei. E poi il primissimo intervento con i barili avviene all'esterno, in foro sotto forma di progetto cofirmato il tema Jean-Claude, è appunto la seconda parte di questo progetto realizzato come installazione parallela alla mostra nella galleria di Arolaus a Colonia, che è appunto stato il Barres, che viene realizzato appunto al porto di Colonia con barili già preesistenti e già collocati nel contesto portuale. Prima di
procedere con una brevissima carrellata sui progetti, per cui non vorrei poi tediarvi ulteriormente, perché mi sembra che comunque il concetto chiave li abbiamo affrontati, forse anche in maniera eccessivamente prolissa. Vorrei semplicemente ribadire alcuni concetti in relazione poi a quelli che sono, che quella che è l'attitudine appunto della ricerca della libertà innanzitutto, ma della libertà espressiva e anche della libertà da qualsiasi tipo di significato, che è comunque qualcosa che si ritrova sia sì, veramente dalle primissime espressioni artistiche della carriera di Cristo. L'arte, il desiderio primario di Cristo è sempre stato fin dall'inizio, appunto aveva questo retaggio, chiaramente una Bulgaria comunista, un'arte programmata, un'arte non libera, un'arte che vuole a tutti i costi educare e trasmettere un messaggio e significare qualcosa. Lo scopo ultimo di Cristo, che si intravede benissimo anche dal letteralismo delle sue prime opere, è appunto quello di appropriarsi di una libertà, di fare e di creare un'arte che non vuole significare nulla. Quindi un'arte che non ha nessuna tendenza al trascendentale, ma che semplicemente vuole utilizzare il mondo reale e vuole sottostare alle regole del mondo reale, ovvero non vuole rimanere cristallizzata in se stessa, ma vuole essere vissuta. Tant'è vero che questo si vede chiaramente dalla natura temporanea dei progetti e dal fatto che i progetti vengono in qualche modo lasciati interagire con i fattori esterni e allo stesso tempo anche con la tendenza che Cristo ha sempre avuto nei confronti dei suoi early works, anche in tarda età, di non volerli restaurare qualora si dovessero alterare minimamente le loro caratteristiche, perché appunto l'invecchiare, il cambiare colore, lo sporcarsi, tutto ciò fa parte della natura stessa dell'oggetto, della natura stessa dell'oggetto d'arte che vive nel tempo, che sente il pulsare del tempo, come scriveva appena lasciata la Bulgaria. Ed è proprio questo, il concetto chiave che Cristo adotta e che non lascerà mai per tutto il resto della sua carriera. Quindi l'arte di Cristo si contraddistingue rispetto a tanta altra arte dei suoi coetanei, e soprattutto anche del periodo leggermente successivo, per essere un'arte non di parte, se non un'arte che sta dalla parte dell'artista, un'arte che preserva l'integrità spirituale, non mi sento neanche di usarlo come termine, perché Cristo non era una persona che si definiva spirituale, ma un'integrità creativa dell'artista stesso. Un'arte che non vuole essere rappresentazione di niente, un'arte che non vuole essere propaganda di niente, che non vuole essere politica, nonostante sappiamo bene che la realizzazione di questi dei grandi progetti renderà necessario il coinvolgimento chiaramente di autorità politiche, di tutta una serie di figure chiave che gravitano intorno alla sfera politica, ma l'arte di Cristo Jean-Claude e soprattutto l'arte di Cristo non si è mai voluta connotare per essere un'arte portatrice di un messaggio. E quindi questo è una cosa che mi sentirei veramente di sottolineare. E tra l'altro, poi chiudo evidentemente perché mi rendo conto che rischieremmo di fare un'altra lecture totalmente sui progetti e il significato di questi progetti, che penso che probabilmente avrete anche già avuto l'opportunità di ascoltare.
Ci vuole coraggio ad utilizzare la propria libertà e ci vuole coraggio a voler fare un'arte che non vuole significare niente. E nonostante tutta una serie di significati che uno ci può leggere, l'artista ha sempre lasciato libero lo spettatore, il suo interprete, di leggerlo al modo suo. Ed è proprio per questo che l'arte di Cristo e l'arte poi di Cristo e Jean-Claude insieme diventa un'arte che ci rivela quello che sono tutte le convenzioni, i substrati, no? Di convenzioni di cui siamo vittime e vuole liberarci facendo comunque leva sui nostri sensi e sulla nostra percezione, cosa che ormai forse per tutte queste elucubrazioni cervellotiche che siamo abituati a farci quando visitiamo i musei, fiere d'arte, gallerie, ci impediscono di guardare l'arte liberi da ogni tipo di preconcetto. E proprio per questo forse è un'arte che viene comunque apprezzata, e parlo soprattutto in questo caso dei grandi progetti, da tutti e soprattutto dallo spettatore non da museo. La rivoluzione maggiore non sta solo nell'utilizzare la realtà all'interno dell'opera d'arte, perché questo è qualcosa che altri artisti hanno fatto, non allo stesso livello di Cristo, ma altri artisti hanno fatto, ma è quello di portare l'arte fuori dal museo, di essere pionieri di un'arte pubblica che non è mai esistita prima dell'avvento di Cristo Jean-Claude e che non veniva neanche considerata come qualcosa di fattibile né di possibile né dal connotato artistico appena nata. E quindi questo la rende un'arte molto più accessibile e soprattutto fruibile a tutti, indipendentemente dal background socio-culturale e dal percorso di formazione che approccia l'arte di Cristo Jean-Claude ha. E questo devo dire che è uno degli aspetti che la rende, a mio avviso, più unica e che ha reso probabilmente Cristo Jean-Claude tra gli artisti, diciamo così, più apprezzati dal grande pubblico nel XX e XXI secolo. Io spero di essere riuscita a passare qualche concetto importante. Mi auguro di essere stata sufficientemente chiara, oltre che estremamente lunga, e per questo mi scuso. E quindi vi lascio semplicemente con una carrellata di immagini che ripercorrono un po' il percorso di Cristo e Jean-Claude. E poi attendo chiaramente le vostre domande alle quali sarò felicissima di rispondere. Grazie. Ecco, va bene, mi sento di dire un'ultima cosa. Si vede chiaramente da queste immagini, si vedono quelle due tendenze che abbiamo descritto prima, nell'appropriazione di elementi già esistenti e invece l'inserimento di elementi modulari all'interno del paesaggio. Barili. L'ultimo progetto realizzato l'anno scorso, l'Arco di Trionfo impacchettato a Parigi. E chiudo con un'ultimissima nota sulla Mastaba di Abu Dhabi, che è l'ultimo, uno dei primi progetti in realtà ideati e concepiti da Cristo e Jean-Claude, già nel 77, mai realizzato fino adesso, ma tuttora in progress e ultimo progetto,
che per il desiderio di Cristo, l'Estate e poi la Fondazione Cristo Jean-Claude realizzeranno e sarà l'unico progetto permanente. Io ecco, spero che ci siano delle domande in relazione a questo progetto, quindi non spendo troppe parole. Comunque, nel caso voi foste interessati, vi consiglio di visitare il nostro sito internet cristojeanclaude.net per avere ulteriori informazioni sul progetto di Abu Dhabi in fase di realizzazione. Non abbiamo ancora i permessi, ma lavoriamo costantemente affinché quest'ultimo sogno di Cristo Gesù venga realizzato.